Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova parte di Pokémon Sole. La scorsa volta ci eravamo lasciati qui ad Akala dopo aver catturato Circuitry, la Ultra Beast di tipo elettro. E quindi senza perderci in chiacchiere muniamoci del nostro Aero Charizard e voliamo ad Hoola Hoola lungo il percorso 13 dove praticamente c'era il motel. Ora devo capire però dove stava il percorso 13. Dove diavolo era? Ok, è da queste parti. E forse ci conviene quindi andare prima al villaggio Tapu e poi tagliare per il motel. A quanto pare non trovo una soluzione migliore. Bellocchio ci ha detto percorso 13 e non mi fido ciecamente di Bellocchio, perché bastano i suoi di begli occhi. Allora, andiamo per di qua, villaggio Tapu, che poi qua si arriva verso la riserva marina, vero? Giusto. No, percorso 13, va bene. Allora, percorso 13, vuoi attivare il repellente? Continuiamo ad utilizzarlo, direi di sì. Allora, aspettate un attimo, quindi vedendo la mappa mi è parso di vedere qua c'è il market abbandonato. Non capisco dove... Ah, eccolo il motel, ok. Ok. Era un po' nascosto, era un po' ben nascosto, ma lo abbiamo trovato, quindi dirigiamoci immediatamente qua. No, volevo essere sicuro, non me lo ricordavo. Allora, quindi qua c'è Alberta. Ben arrivato, Dark Devil. Ti aspettavamo. Anche questa volta abbiamo già ottenuto le informazioni sull'avvistamento dell'ultra creatura. Ce le ha fornite il signor Augusto. Il nome in codice dell'ultra creatura avvistata su quest'isola è Sectio. Si tratta di una creatura temibile, in grado di tagliare qualunque cosa. Inoltre sembra che ci sia più di un obiettivo. Oh. Gli erranti. Insomma, non abbiamo neanche un minuto da perdere. Io mi occuperò della sorveglianza intorno alle zone abitate. Dark Devil, tu dirigiti verso gli obiettivi. Bellocchio, lei resterà in attesa e fornirà supporto da qui. Va bene. Capo, sta bene, mi sembra arrivata al limite. Non preferirebbe che almeno questa volta fossi a lavorare sul campo? Sto bene, ce la faccio benissimo. E poi c'è sempre lei a guardarmi le spalle, no? Certo, capo. Allora io vado, buona fortuna. Mamma mia, ma cosa si stanca che pensiamo a tutto noi? Non esageri, capo, faccia attenzione, la prego. Ecco a te le UB per questa missione. Ok, le UC. Per la prossima, per prima cosa la solita comunicazione. Le analisi sui dati sono state completate, puoi fare, ok. E sentiamo dove dovrebbero trovarsi. Vorrei informazioni sulla missione. Allora, è una spaventosa creatura in grado di tagliare qualsiasi cosa. Le zone degli avvistamenti sono due, il percorso 17 e il giardino di Malì. Riteniamo però che si stiano spostando per tutta Hoola Hoola. Questa volta il nostro scopo è di prenderne in custodia 4 esemplari. Ok, giardino di Malì. Quindi a quanto pare, ragazzi, dobbiamo dirigerci o al giardino di Malì o sul percorso 17. Io direi di andare quindi nel giardino di Malì, che dovrebbe essere qua. Voliamo e controlliamo un attimo. Ce ne servono 4 esemplari questa volta, mamma mia. La differenza tra Sole e Luna prevalentemente è questa. L'ultra creatura di Luna, a questo punto del gioco, si troverà in due copie. Mentre su Sole, sempre su Pokémon Luna, l'altra, ovvero... allora, il repellente ce l'ho sempre attivo, giusto? Mentre l'altra, che sarebbe l'altra di tipo coleottero lotta, che noi non abbiamo, si dovrà prendere in 4 copie, da quello che mi è stato detto e ho letto, diciamo. Allora, questo è il giardino appunto di Malì, ragazzi, dobbiamo cercare di beccare l'Ultra Beast da queste parti. Eccola che appare, e va bene. Allora, il suo nome è Kartana. Ed è veramente bellissima. A me piace un sacco. Allora, il suo attacco aumenta. Ho messo Primarina al primo posto perché volevo danneggiarlo di gelo raggio. Però ora che ci penso, se usa una mossa erba come Fendi Foglia mi disintegra. Ok, perfetto. Perfetto, tutto nei piani, tutto calcolato ovviamente. L'attacco di questa Ultra Beast aumenta. Mettiamo quindi Salazzle. Ha una difesa molto alta, ma la sua difesa speciale non è nulla di che.
Ci tengo a catturarlo, ragazzi, perché ho intenzione di utilizzarlo. E quindi sì, meglio prenderlo. Allora, buoni danni, Fendi Foglia. Nonostante sia resistita, guardate i danni. Di nuovo di Drago Pulsar. Certo che catturarne 4, ragazzi, sarà un bel problema. Vabbè, Fendi Foglia, Salazzle muore. Magari lo resusciterò. Ultra boost, l'attacco aumenta. Manda in campo Toucannon, che comunque può reggere i suoi colpi, almeno per il momento. E lanciamo la prima Beastball, sperando. La prima, come l'ho chiamata? Beastball, sì. Sperando che non ci dia problemi, perché ne dobbiamo catturare ben 4 esemplari. Ok, perfetto, primo andato, dopo provo direttamente con Toucannon al primo posto per la cattura. Ci provo. I dati di Cartana sono stati inseriti nel Pokédex. Ok, Cartana registrato. Utilizzerò proprio Cannon Becco, perché tanto ha una difesa molto elevata, e poi se si brucia dovrebbe essere più soggetto a alla cattura. Cioè, più facile. Dovrebbe essere più facile. Allora, vediamo quindi nella nostra borsa. Dovremmo avere dei revitalizzanti. Cioè, ne avevo comprati moltissimi, quindi li abbiamo sicuramente. Il problema è capire dove sono. Ok, eccoli. Quindi curiamo Primarina, anche se non se lo merita. E Salazzle, che invece ci servirà. Ci servirà. Allora, iperpozione. Dovrei dare anche le caramelle rare che ho lasciato, però ragazzi, alla fine non mi sembra il caso. Pokémon Salazzle al primo posto, come prima facciamo, dato che si è rivelato utile. E poi magari se dovesse morire nuovamente, lo sostituiremo con Toucannon. Seconda Ultra Beast trovata, sempre Cartana. A me piace molto questa Ultra Beast, devo dire. Forse una tra le mie preferite. Semplice, però efficace. È bella, bella. Non gli posso dire nulla. Di tipo erba. Erba acciaio, come abbiamo visto prima sul Pokédex. E erba acciaio significa semplicemente 4 per al fuoco. Ovviamente siamo buoni però con Salazzle. Non utilizziamo una mossa di tipo fuoco, perché altrimenti lo disintegreremmo. Fendi Foglia. Wow. Dannoni, anche se questa volta non si è boostata l'attacco. Cioè, non se l'è boostata con il Beast Boost. Ancora Drago Pulsar. Continua a difendere Foglia, la sua mossa preferita, ok. Non è molto efficace. Speriamo di catturarla con questa, perché non ho voglia di perderci troppo tempo ancora dietro. Quindi vediamo. Una, due, tre. Perfetto, catturata anche la seconda Cartana. Perfetto, perfetto. Sta andando tutto a gonfie vele. Ora non so se dovremmo spostarci per il percorso 17. A quanto pare tutto si trova dappertutto. Ma questo è solamente un bene. Allora, apriamo la borsa. Diamo l'iperpozione meritata a Salazzle. Dovrei dargli anche magari qualche pozione, giusto per portarlo al massimo. E quindi sfruttarlo anche per le prossime catture. Sfruttarlo quindi anche per le prossime catture. Allora, il repellente è finito, vuoi usare un altro? Sì, ok. Sto provando ad incontrare le altre ultra creature della zona. Cartana, ancora una volta ovviamente, che aumenta sempre il suo attacco, ragazzi. Durante questa missione aumenterà sempre il suo attacco, diventando veramente un Pokémon temibile. Ma forse perché aumenta di molto il suo attacco. Sì, ecco perché fa così male. Quindi proviamo una sola Drago Pulsar questa volta. Con individuo ci stalla. Forse allora ci conviene, durante il primo colpo, lanciare la Beast Ball. Così almeno se entra subito siamo molto fortunati e va tutto bene. Allora, questo avrà sicuramente una natura che aumenta la difesa, cioè che non aumenta la difesa speciale, perché mi sembrano danni più alti rispetto a prima. Comunque una natura
o comunque delle ifs, voglio dire, non ottime in difesa speciale. 1, 2, 3. Perfetto, anche Cartan è stato quindi catturato. Ho evitato il secondo colpo per non ucciderlo. Punti esperienza presi, perfetto, perfetto, perfetto. Tutto a gonfie vele. Mettiamo nel box anche questo terzo esemplare e ce ne rimane solamente uno. Solamente uno che non so se si può trovare quindi qua o no. Sì, a quanto pare sì, ragazzi, potete trovarli tutti tranquillamente nello stesso punto. Non importa il percorso, vi dicono più zone forse per darvi più più alternative, ma veramente non capisco perché farlo. Quindi Salazzle e proviamo questa quarta ed ultima cattura, almeno di questa parte. Quindi Uchiball. Oh, avete visto, ragazzi, ha fatto la cattura critica. Avete visto? No, fantastico, fantastico. La cattura critica. Bello. Praticamente quando in aria si blocca per un attimo, poi fa il giro grande e lo catturate quasi sempre, perché la cattura critica ha un sacco di chance di catturare. Anche se una volta in una mia parte di Horas forse ho fatto una cattura critica, ma non sono comunque riuscito a prendere il Pokémon. Ne sono rimasto un bel po' demoralizzato. Allora, quindi 4 Cartana, mamma mia. E andiamo quindi di nuovo qua, percorso 13. Ok. Motel del percorso 13, ovviamente. Grazie Charizard. Sì, purtroppo non avere l'ipervolo, comunque il volo di Horas che vi portava da qualsiasi cosa, da qualsiasi parte, è un po' un difetto, però alla fine era veramente esagerato l'ipervolo di Horas, ragazzi. Cioè, più che l'ipervolo, il volo stesso, poteva andare su qualsiasi percorso, qualsiasi punto, e no, troppo troppo. Allora, qua tanto c'è un nucleo che ci eravamo scordati ai tempi, bene. Oh, tu con Musdel, come ti permetti? Posso entrare, perfetto, posso entrare anche in groppa a Tauros. E parliamo con Bellocchio. Allora, è successo qualcosa? Sì, ho fatto dei progressi. Magnifico, ce l'hai fatta, richiamo subito il capo. Perfetto. E sentiamo. I dati sul UC sono stati trasmessi sia alla centrale che a Ciceria. Grazie Dark Devil dell'ottimo lavoro. Abbiamo avuto anche un'altra comunicazione dalla centrale. È rimasta una sola specie di ultra creature da prendere in custodia. Wow. Aspetti un attimo, in quest'ultima missione le UC erano parecchie. Deve essere stato molto faticoso tenerle a bada. È sicuro di stare bene? Certo, sia io che la mia squadra di Pokémon siamo in perfetta forma. Ce la siamo vista un po' brutta quando le ultra creature ci hanno accerchiato e attaccato da tutti i lati. È vero, ma alla fine ne siamo riusciti a cavarcela. Lo sapevo. Invece lei chi ha? È da un po' che ha un atteggiamento strano. No, niente. Non starà mica pensando ancora a quella cena. Ah no, accidenti, mi ha scoperto. A dire la verità, una fame da Snorlax. È sempre il solito. Del resto abbiamo rimandato così a lungo. Questa volta indagherò io sui migliori ristoranti. Oh, sul serio? Grazie capo, grazie mille. A dire il vero, anche io sono affamata. Vado e torno, voi state pure comodi. Chissà se adesso torno e dirà, è una catastrofe. Il capo deve essere proprio al limite dello sfinimento. Quando vuole nascondere che non sta bene, finisce per mostrarsi più allegro del solito. Senti, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti, anche se probabilmente avrei dovuto farlo prima. Si tratta di una cosa che accadde 10 anni fa. Ero venuto nella regione di Alola con un team di 3 persone. La nostra missione era sbarazzarci delle ultra creature, non che all'epoca le conoscessimo come ultra creature. Per noi non erano solo delle creature pericolose, le avevamo in pugno. Stavamo per portare a termine la missione quando una di noi ha combinato un guaio. Augusto, questo papà molle ha avuto un attimo di pietà per quei mostri. E proprio in quel momento il terzo membro del team è stato fatto fuori dalle ultra creature. Non posso negarlo, è stato un mio errore di valutazione. Avrei dovuto rendermi conto che non era addestrata per la lotta. Invece lei non era che un'esca per le ultra creature. La polizia internazionale ne era a conoscenza. Sapeva che le ultra creature sono attratte dalle persone che hanno attraversato un ultravarco. Forse fiutano l'energia assorbita dai loro corpi e ne riconoscono l'odore. Quei mostri non sono certo venuti qui perché ne avevano voglia. Magari pensano che seguendo questo odore troveranno il varco che li farà tornare a casa.
Augusto prima ha parlato di Esca. Il ruolo della nostra collega era proprio quello. Era un errante. La polizia internazionale chiama così le persone apparse dall'ultravarco. Oppure chi ne ha assorbito l'energia in gran quantità. Lei era una persona proveniente dall'altro lato del varco, da un altro mondo. Era stata assegnata al team perché attirasse le ultra creature. Anche adesso avete degli erranti nel vostro team. Ed è facile capire a chi mi riferisco. A te, ragazzino. Esatto, tu hai oltrepassato l'ultravarco, perciò puoi essere considerato uno degli erranti che ne ha assorbito l'energia. Inoltre... Rieccomi! Scusa Dark Devil, riprenderemo il discorso un'altra volta. Mi dispiace, la missione prenotazione nel ristorante è fallita, quanto pare è sempre pieno. Ciao! Signor Augusto, che ci fa qui? A Pony è saltato fuori un altro mostro. Se volete avere più dettagli andate al ristorante del mare, questa ultra creatura è difficile da battere, quindi dovrete agire con cautela. Ok, grazie per le informazioni. C'è qualcosa che non va, Bellocchio? No, nessun problema. Allora andiamo a Pony, al ristorante del mare. Raggiungi lì quando sarai pronto, Dark Devil. A Pony allora, ti aspettiamo lì. Il ristorante del mare si trova al villaggio del mare. Quindi se non c'è un centro Pokémon qua vicino, cosa che non vedo, mi sa che ci conviene andare direttamente a Pony, dove ci attende l'ultima ultra creatura. È una buona cosa questa. Allora, villaggio del mare, è qua. E da qualche parte c'è anche il ristorante del mare. Però ovviamente non lo vedremo in questa parte, ma direttamente dalla prossima. Per ora mi limito a controllare i 4 Kartana presi. Ce ne sarà sicuramente uno buono, spero. Allora, ok. 4 Kartana. Furba, seria, calma, fiacca. Veramente pessime nature. Comunque le sue mosse sono Fendifoglia, Forbice X, Individua ed Eterelama. Per il momento non sono mosse fantastiche, devo dire. Però l'abilità è sempre Beast Boost. Questa, ragazzi, è veramente un attacco fenomenale e una difesa eccezionale, senza togliere nulla comunque anche alla velocità. Purtroppo l'attacco speciale, che comunque non servirà, e la difesa speciale sono molto molto basse. Bene ragazzi, per questa parte è tutto, spero sia stata di vostro gradimento, ci diamo appuntamento alla prossima dove tenteremo di catturare l'ultima ultra creatura. Ciao a tutti!